Buonasera a tutti, vi do il benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama Il Tarocchi di Manuel Sciacallo. Allora, quest'oggi ho deciso di fare questo nuovo video che non ho mai fatto e voglio provare ad andare a chiedere ai miei tarocchi se dopo la fine della storia riusciremo, scusate, a ritrovare la pace con noi stessi, diciamo. No, qui non si tratta di ritorno. Io parlo solo alle persone che hanno terminato una storia e stanno soffrendo e vogliono magari sapere se riusciranno a dimenticare ad essere nuovamente felici. Allora, oggi andremo ad usare i tarocchi dell'indovino. Poi ci sono gli angeli del cuore di Dore in Virtù. E come terza tipologia di oracolo e carte andremo ad usare le risposte degli angeli del loro in virtù. Allora, andiamo a mescolare i tarocchi. Prima mazzo di carte mescolato. Adesso andiamo a mescolare di nuovo le risposte degli angeli. Adesso andiamo a mescolare gli angeli del cuore. Allora, andremo ad usare sempre tre carte di tarocchi, una carta delle risposte degli angeli e una carta degli angeli del cuore, sempre per tre mazzetti. Visto ormai che questa è caduta, facciamo 5 carte, 4,
E 5. Mazzetto 2. 1, 4 e 5 e mazzetto 3. Allora, 1, 1 e 1. Andiamo a togliere le carte così potete vedere meglio i mazzetti. Allora. Allora, si vedono, sì. Allora, mazzetto 1, mazzetto 2 e mazzetto 3. Fate la vostra scelta e concentratevi, scegliete il mazzetto che più vi ispira. Mazzetto 3 lo mettiamo da parte, mazzetto 2 lo mettiamo qua pure, e mazzetto 1 lo prendiamo per... Le due carte e i consigli li mettiamo da parte per dopo. Perché comunque ho scelto il primo mazzetto. 2, 3, 4 e 5. Allora, per chiunque ha scelto questo primo mazzetto, è uscito 7 di cuori capovolto. Poi è uscita l'asso di fiori dritto, e il 9 di cuore, l'eremita capovolto e il cavaliere di spade. Allora, all'inizio con il 7 di cuori capovolto, che nelle mie carte indica il progetto, all'inizio di questa storia potrebbe essere che questo rapporto si è costruito con ba o basi solide, oppure si è parlato anche di fare una cosa, diciamo, più seria. Si è parlato di cose serie, tipo di convivenza, di matrimonio, perché questa persona che state pensando voi aveva in testa di fare dei bei progetti insieme a voi. Oppure, come sempre con il 7 di cuori capovolto, significa che ha usato all'inizio questa tattica per magari creare un'illusione, no? E farvi cadere per il suo scopo, diciamo così. Allora, che poi man mano passava il tempo, o vi siete accorti che lui non era così, perché vedendo che non era come si voleva far credere all'inizio. E questa situazione vi ha portato a stare male con l'asso di fiori che indica nelle mie carte una decadenza, oppure siete venuti a sapere delle situazioni che magari lui vi ha tenuto nascosto, no? Qua non escludo nemmeno una storia extraconiugale, perché c'è come ultima carta c'è il cavallo di spade.
Oppure che sempre con l'asso di fiori ci possono essere stati anche non solo delle situazioni non dette che vi hanno fatto star male, ma magari possibilmente lui aveva dei progetti nei vostri confronti, sì, però non ha potuto mantenere la parola perché ci sono state delle difficoltà a livello lavorativo, no? Perché, come voi sapete, il seme di bastone riguarda sia la sfera lavorativa che sono le carte della passione. Non escludo nemmeno un tradimento perché, visto le carte che ci sono, ma comunque poi con il 9 di quadri che nelle mie carte indica una vittoria, potreste avere delle soddisfazioni da questa storia, no? Che magari lui vi ha trattato male e potreste venire a sapere di delle sue notizie, no? Che magari vi faranno piacere, ma non che ritorna, però che sarete soddisfatti dopo tutta questa situazione che è successo, diciamo così, no? Oppure con questa carta che è la terza, che dopo questi battibecche che ci sono stati, può significare anche che voi avete provato a sistemare la situazione, perché lui magari vi ha fatto delle promesse, è tornato con un dono e anche vi avrebbe potuto promettere che non faceva più gli stessi sbagli che ha commesso. E voi per amore gli avete dato un'altra possibilità. Questa può essere un altro tipo di interpretazione. Ma poi con la carta dell'eremita capovolto, lui ha di nuovo ritornato a perdere la ragione perché l'eremita è una persona saggia che prima di scegliere, quando è dritto, fa un'analisi completa della situazione e poi valuta attentamente e poi fa la sua scelta, ma visto che capovolto quasi parla di impulsività, che la persona ha agito di impulso e di nuovo magari è ricaduto nel fattore precedente che probabilmente vi aveva promesso di non commettere più lo stesso errore e invece ci è ricaduto, no? Con il cavaliere di spade, che indica l'eroismo, no? Una persona orgogliosa, significa che c'è una situazione di triangolo, oppure ci sono anche dei fili di mezzo che voi all'inizio magari non lo sapevate, perché, oppure questa persona che state pensando magari è una persona orgogliosa e non ammette i suoi sbagli e pecca anche di presunzione, diciamo così, no? È un ragazzo, è una persona che, anche se è un giovane, potrebbe essere sicuramente il figlio, che magari voi non lo sapete, e questa cosa, ripeto, che all'inizio vi ha fatto stare male, che ve l'ha tenuto nascosto. Può significare anche che questo figlio che lui ha si è messo in mezzo e ha creato tutti questi problemi fra di voi, o anche potreste avere una situazione di triangolo a tre persone, no? O lui o sempre lei, no? Cioè, o voi che state ascoltando la persona, sì. Sia che siete uomini che siete donne, è uguale. E questa situazione vi ha creato il vostro star male, no? Che magari all'inizio non lo sapevate, che lui possibilmente poteva avere dei figli e poi come l'avete scoperto vi siete sentiti male.
Comunque, per rispondere alla nostra domanda, sì, ancora per un poco sarete male, ma dopo un po' di alti e bassi, questa situazione si riuscirà a placare, perché con la carta del Cavaliere di Spade, voi siete una persona forte e magari potreste avere dei figli anche, quindi riuscirete a superare la cosa in modo brillante, secondo me, perché vi farete forza voi stessi, no? Che magari vi rendete conto che non vale la pena ancora soffrire per questa determinata persona. Allora, le carte degli angeli del cuore di Dore in Virtù è uscita la fiducia capovolta. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia capovolta. Siccome stiamo parlando di un possibile tradimento, anche, come ho detto io, e quindi voi non avrete più fiducia di questa persona perché vi ha fatto soffrire, no? Invece la carta della risposta degli angeli significa, è uscito, trovare un compromesso significa o che non dovete cercare di aggiustare la situazione, ma dovete cercare di farvene una ragione, di trovare un compromesso magari con voi stessi, rendervene conto che non vale assolutissimamente la pena di soffrire per questa persona e farvene una ragione, no? E voltare pagina per stare meglio, perché sicuramente riuscirete a trovare di meglio di questo, per questa, per, invece di soffrire per questa persona. Allora, perché scelto il primo mazzetto abbiamo completato. Comunque, poi mi fate sapere nei commenti. Allora, invece, perché scelto il secondo mazzetto, è uscito 2 di quadri, 7 di quadri, la papessa capovolta e il papa capovolto e l'otto di cuori come carta finale. Allora, il 2 di quadri indica un turbamento nelle mie carte e può significare che mentre che avevate questa storia, siete venuti a sapere di una situazione che vi ha portato un po' di sconforto, no? E vi siete arrabbiati. Oppure che anche questa persona a cui state pensando potrebbe avere anche delle difficoltà a livello lavorativo, no? E quindi era molto turbato. Siccome sento che ci sono due carte di denari, io percepisco che è una persona che è molto legata al denaro, oppure anche che voi ve la passate molto bene e quindi siccome state bene economicamente, lui stava con voi solo per una questione di interesse, no? Perché poi con il 7 di quadri significa che nelle mie carte indica il denaro e io penso che è una questione di interesse e andava avanti questa storia. E non escludo nemmeno una storia extraconiugale, perché mi esce
La papessa capovolta e il papa capovolto. Come dire, con la papessa capovolta siete voi stessi o questa donna è una persona molto egoista che pensa solo ai suoi interessi, eppure che magari voi, se siete voi, magari avete visto che questa persona era molto attaccata al denaro e magari vi trascurava un po', aveva solo intenzione e pensava solo al denaro e quindi a lavorare, e voi vi siete come dire sentiti scalcolati, oppure siccome può essere che, come ho detto prima, è attaccato al denaro ed era una persona un po' tirata, no? E non vi faceva, come dire, passare alcuni piaceri, oppure vi controllava nelle spese che facevate e vi gestiva anche lui il denaro, quindi voi vi siete sentiti intrappolati e, come dire, usati con la carta della papessa capovolta, poi può significare anche. Ma poi c'è il papa che è capovolto. E può essere anche che due persone si sono intromesse nel vostro rapporto perché non volevano che la vostra storia andasse avanti e hanno fatto di tutto per spaccare la storia, che hanno fatto di tutto che questa storia doveva finire, insomma. Oppure che non sapevate che questa persona era anche impegnata, quindi era una storia anche extraconiugale, come la carta della timidezza dell'otto di cuori. Voi magari, o voi o la persona che state pensando, cioè faceva fatica a magari a parlare chiaramente con voi e a manifestare i suoi sentimenti pure, o a dirvi la verità, magari che era impegnato o che aveva una storia legittima, e questa cosa ha creato poi la rottura, perché voi avete visto magari qualche cosa, qualche situazione che vi ha creato dei sospetti, e poi magari l'avete saputo e avete deciso di rompere, diciamo così, no? Comunque, per rispondere alla domanda, se riuscirete a essere felici dopo questa storia che è finita con lui, io dalle carte vedo che, come dire, avete un pochettino di insicurezza, di instabilità, no? Quindi dovete fare ancora un pochettino di strada e cercate con la carta della timidezza. Potrebbe essere anche che siete una persona che preferisce stare un po' sulle sue, e quindi la carta della timidezza, che è l'ultima carta, vi può suggerire anche di essere un po' più aperta per quanto riguarda nel relazionarsi con le persone. E magari cercate di uscire un po', no? O di fare nuove amicizie, e ci riuscirete comunque, perché la terza e la quarta carta sono carte capovolte, quindi sono carte di difficoltà. Comunque non escludo nemmeno in questa stesura che ci sono stati nella vostra storia persone di mezzo. Abbondanza capovolta e conversazione sincera. Allora, gli angeli del cuore, no, scusate, gli angeli, la risposta degli angeli di Dorin Virtù con la carta dell'abbondanza capovolta.
la possiamo collegare alla carta della papessa capovolta e al papa capovolto. Perché? Possono indicare, gli angeli vi possono dire con questa carta che magari voi siete in un momento che vi siete chiusi, no? Per la delusione che vi siete che avete subito. E non riuscite a fare pensieri positivi e a gestire più la vostra vita al meglio, no? Dopo questa brutta situazione che avete passato. Quindi con questa carta gli angeli vi vogliono comunicare che voi dovete, come dire, aprirvi e fare pensieri positivi per fare in modo che questa situazione cambi, cioè che da capovolta, da così diventa così. Dovete cambiare come dire modo di pensare ed essere più positivi, perché se voi vi fate dei pensieri negativi e vi chiudete in voi stessi, non permettete all'abbondanza di entrare, no? Magari di avere un'altra storia, di fare una nuova conoscenza, per quindi poi essere felici nuovamente, no? Allora, invece la carta degli angeli del cuore è sempre capovolta, è conversazione sincera. Esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. Siccome è capovolta, e la possiamo collegare benissimo alla situazione di triangolo che vi ho detto io, che magari o il vostro partner o voi stessi avete utilizzato una tipologia sbagliata per questa storia, cioè nel senso che non siete stati sinceri l'uno dall'altro, che ci sono delle cose nascoste e quindi questa cosa che magari voi l'avete scoperto poi ha portato alla rottura. Come ho detto prima. Quindi per essere, ritornare ad essere felici, ve l'ho detto, vi dovete aprire e non fare più pensieri negativi, diciamo così, non pensare negativo, se no non vivete più la vostra vita. Mi dovete rassegnare in poche parole. Allora, invece, perché ho scelto il terzo e ultimo mazzetto? Allora, allora, perché scelto il terzo e ultimo mazzetto è uscito Re di picche capovolto, 4 di quadri capovolto, diavolo, torre e fante di quadri. Qui nemmeno si esclude la situazione di triangolo. Adesso vi spiego il perché. Allora, con il re di spade capovolto, che indica una persona molto rigorosa e cattiva, che nelle mie carte indica la crudeltà, questa persona, cioè, potrebbe aver usato dei comportamenti, come dire, molto aggressivi nei vostri confronti, e non si esclude che questo comportamento abbia portato alla rottura, no? Perché il re di spade capovolto è una persona molto cattiva e violenta, no?
che magari aveva degli atteggiamenti violenti nei vostri confronti, non si esclude nemmeno, e che vi abbia, come dire, ingannato, no? Perché vi voleva manipolare, perché il re di spade è una persona molto manipolatrice. Beh, quando è dritto è molto preciso e vuole gestire al meglio le sue situazioni ed è molto rigoroso, invece quando è capovolto è tutto all'incontrario. Poi con il 4 di quadri, capovolto, che indica un contrasto. Questo atteggiamento che magari il vostro uomo usava, che vi ha fatto sentire in contrasto, no? Voi vi siete come sentiti intrappolati in una situazione più grande di voi, non sapevate magari come gestire questa situazione. Avete iniziato a litigare per via di questi comportamenti, no? Poi con il diavolo capovolto indica la dipendenza, o che voi siete dipendenti da questo rapporto, o che lui potrebbe avere anche dei vizi e magari potrebbe anche avere dei vizi di cambiare donna, possibilmente, non proprio vizi, quelli dipendenza da qualcosa di grave. Io poi dico le possibili interpretazioni, non è mia intenzione offendere nessuno, attenzione. Con questa torre che poi voi siete venuti a sapere di tutta questa situazione, che magari lui faceva tutte queste cose, magari o vi tradiva o aveva dei vizi che gli piaceva anche cambiare donne, perché il diavolo indica anche la lussuria nelle carte, no? E lui, come dire, che aveva un vizio potrebbe essere che lui aveva un vizio di cambiare donne pure. Poi con la torre, come ho detto prima, è un senso di oppressione, di blocco. Come dire, la torre indica un disordine, no? Che un crollo della situazione, che poi, come voi siete venuti a sapere di tutte queste cose, vi è crollato il mondo addosso, perché poi, e quindi vi siete sentiti come su con le mani legate, no? Non sapevate più che cosa fare, come uscirvene da questa situazione, e vi siete sentiti intrappolati, no? Vi è caduto il mondo addosso. Con il fante di quadri capovolto, come ho detto prima, vi poteva tenere nascosto anche la storia che lui avesse dei figli, oppure che c'è una situazione di triangolo, o lui o lei vi ha tradito, o lei o voi che state ascoltando, se siete uomini e avete dei figli e non avete detto alla vostra compagna che era una storia extraconiugale, oppure anche le donne potrebbero avere altre storie extraconiugali. Quindi c'è pienamente la storia, il fatto di triangolo, una storia a più persone, no? E quindi questo fante di quadri o è un figlio o è l'altra persona, no? Quindi, oppure siete state mollate per questo motivo, e che lui è tornato dalla persona legittima, oppure voi
l'avete anche tradito perché avete conosciuto questo uomo giovane, no? E quindi è una situazione di doppiezza, come ho detto prima. Quindi, per rispondere alla nostra domanda, che è come dire, se dopo la rottura che c'è stata, riuscirete ad essere felici, io vi dico che dovete ancora attendere del tempo, perché ancora le ferite che vi ha lasciato questo rapporto, o che ancora questa situazione che è in atto, che non vi siete riusciti completamente a liberare, ancora si porterà avanti nel tempo e dovete avere pazienza. Allora, come infatti la prima carta della risposta degli angeli è aspetta, e seconda carta degli angeli del cuore, bambina capovolta. La carta dei bambini capovolta. Allora, le risposte degli angeli con la carta aspetta. Se voi chiedete di essere felici e di liberarvi da questa situazione, dovete avere pazienza. Gli angeli vi vogliono dire che se avete più pazienza e sapete aspettare, la situazione cambierà e riuscirete a cambiare strada, no? Per essere felici. Invece gli angeli del cuore con la carta bambini capovolta, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Come ho detto prima, che questa persona o voi potesse avere dei figli. Con questa carta significa che la vostra può significare che la vostra storia non ha avuto un esito positivo perché la persona o voi stessi eravate anche impegnati con figli e quindi i figli non hanno permesso alla storia di avere un'evoluzione positiva della situazione. Quindi, come dire, vi hanno bloccato, no? E anche per questo mazzetto abbiamo terminato. Allora, io dopo questo terzo mazzetto che ho letto, vi ringrazio a tutti quelli che mi seguite e vi ricordo che chiunque volesse mettersi in contatto con me in privato, per le stesure personalizzate, per le informazioni, mi può mandare un'email alla casella nelle 84231@gmail.com, oppure mi può scrivere alla mia pagina Facebook che si chiama Magia Non Solo. Comunque vi ringrazio a tutti per i commenti positivi che mi state facendo e per l'affetto che mi dimostrate, e chiunque vedesse questo video e non si è iscritto ancora al mio canale, io vi invito a iscrivervi, che mi fa veramente piacere. Dopo questo video vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro una buona notte a tutti.